Cari amici di Class TV Moda, benvenuti ad una nuova puntata di Class TV Moda News, il TG delle celebrities più cool che ci sia. Ogni stilista ha la sua. I'm rich, I'm famous, I'm beauty, I'm glamorous, I'm sexy, I'm fierce, I'm cool. C'è chi sceglie una movie campaign e chi preferisce invece puntare su top model internazionali come Naomi Campbell e Karen Nelson. Everybody wants me, everybody wants me. Certo è che le campagne pubblicitarie delle collezioni Spring Summer hanno il potere di emozionare, divertire e far sognare in soli pochi scatti. Diverse le atmosfere e le ambientazioni, sempre e comunque molto glamour. Sole, palme e acque cristalline fanno da cornice alle stampe sauvage coloratissime che la top Gisele Bündchen indossa per Ferragamo. Mentre Emporio Armani guarda la donna del futuro facendola viaggiare ad Hong Kong, dove la cultura e la tradizione sposano la modernità e l'avanguardia. C'è un ritratto della famiglia d'altri tempi, quello scattato per Dolce Gabbana, un inno alla commedia italiana che si ispira alla bellezza del bel paese e alle sue icone cinematografiche femminili, Anna Magnani, Monica Vitti e soprattutto Sofia Loren. Protagoniste Monica Bellucci e Bianca Balti, donne dal fascino autentico, seducenti, ma allo stesso tempo rassicuranti. Un vortice di lussuriosa bellezza tra genio e follia. Guardate! Per il designer tedesco Philipp Plein, che ha fatto del glam excess il suo claim di battaglia, stupire e divertire è d'obbligo. Un fashion show spettacolare, in cui le performance post-funk sensuali del Cirque du Soir hanno fatto da sfondo al live strepitoso della cantante belga e testimonial del brand Sandrine. Unleash the Beast per la nuova stagione autunno-inverno 2012 è un elogio al regno della natura, proprio come la nuova collezione. Il classico chiodo in pelle di coccodrillo, pezzo iconico di Philipp Plein, trova una nuova espressione nella versione rosso fuoco.
oppure i leggings sempre in pelle nera stretch infilati negli stivaletti, con pavé luminosissimi di borchie su platform vertiginosi. Questa è la moda firmata Philip Lane. Cinema, che passione! E Pappa e Ciccia con Matteo Branciamore. Sul set dei Cesaroni c'era feeling. Alessandro Tersigni è una delle new entry della nuova stagione della serie Cult che presto andrà in onda su Canale 5. Tra l'altro Matteo è un amico anche nella vita, penso. Amico nella vita, ci siamo conosciuti su un altro set, sul set di 5, un film che abbiamo fatto con la regia di Nominedò e la fatalità, la coincidenza ha voluto che ci rincontrassimo qua nei Cesaroni. Fate i sciacchi insieme anche? Sì. Volendo, parecchi. Se riuscite a non ridere. È difficile con Matteo, però siamo abbastanza bravi. L'ex GFino pompiere, che tanti cuori aveva infranto nella casa di Cinecittà nel GF7, non ha mai nascosto di voler recitare e ci è riuscito. Ma qual è, diciamo, se dovessi dire il tuo obiettivo? Vabbè, il cinema penso che sia uno degli gli obiettivi principali di tutti gli attori. Però intanto la televisione è una buona scuola. Se potessi scegliere, cosa ti piacerebbe fare? Con chi ti piacerebbe lavorare? Beh, ce ne sono tanti di registi bravi. Chialese, ce ne sono tantissimi. Ce ne ho talmente tanti in mente che ne ho visto ultimamente al festival. Però qualche film, sai quei film di guerra, ti ricordi La Grande Guerra, quei film lì? Mi piacerebbe fare un film del genere. Ma preferiresti un ruolo comico, drammatico? Un ruolo comico, non sono un comico, quindi vediamo un po', piano piano la strada. Vedi, come fai a non ridere? Infatti non so sul set cosa succede. Dai, a parte gli scherzi, ma vediamo quello che ci riserverà questa gavetta, insomma quello in generale. Vediamo, dai, è abbastanza bello tutto questo. Allegro e solare diventa omertoso quando si parla d'amore. L'amore come va? Va bene, sono felice. Quindi fidanzato? Sono felice, è fidanzato. Chi è lei? Dai, su, stai entrando troppo in intimità. Lo sai, non si può. C'è una legge che proprio vieta. Adesso con Monti verranno anche fuori tutte queste altre leggi. Non lavoriamo anche più quindi noi. speriamo di non lavorare. No. Non vuole spifferare nulla. Peccato si sia fatto sorprendere con la ragazza con cui vive una bella storia d'amore da 2 anni e mezzo. Maria Stefania Di Renzo, in passato ballerina della seconda edizione di Amici. Ma Tersigni proprio non vuol sentire domande sul privato. No, perché mi chiedi queste cose? Non fanno parte del... Ma... Sai che hai comunque un nutritissimo gruppo di fan, di ammiratrici? Ah, sono contento. Lo so, sono contento. Si limita ai saluti e tanti baci. Il mistero però è svelato. Abiti di gran classe nel parterre di Re Giorgio. Da Armani non trova posti in piedi. Michela Ramazzotti è arrivata alla sfilata di Re Giorgio durante la settimana della moda a Milano. Bella ed elegante, accompagnata dal suo agente Luca Di Nardo. L'attrice, moglie di Paolo Virzì, è la protagonista del nuovo film di Carlo Verdone, Posti in piedi in paradiso. Il regista e attore romano l'ha definita straordinaria. Per gustare gli abiti in passerella del famoso stilista anche tante altre famose. Laura Barriales, insieme a un'amica, ha posato per i fotografi, poi uno sguardo al cellulare, senza il quale non potrebbe vivere. Molto spiritosa e disponibile Arisa, pronta a firmare autografi ai fan. Il suo secondo posto a Sanremo 2012 sta di primo. Spazio anche a una solare Serena Dandini, meno avvezza alla mondanità, pure lei circondata da ammiratori.
più seriosa Francesca Senette, la giornalista ha scelto il total black grintoso per il look, ma la schiena è scoperta, davvero sexy. Svegliarsi così presto? Evidentemente ne vale la pena. Il programma 1 Mattina compie ben 25 anni e al party per festeggiare l'anniversario spicca l'altissima Elisa Isoardi, attualmente volto femminile della trasmissione. Questa festa sta a dimostrare l'unione, primo della Rai, secondo di 1 Mattina che è 25 anni che va avanti e quindi siamo qui. La trasmissione, che accompagna ogni giorno il risveglio di milioni di italiani, dà sicuramente molte soddisfazioni alla conduttrice. Ma il contenitore mattutino dell'ammiraglia Rai una pecca ce l'ha. L'orario è 4 e un quarto. Quando mi sveglio ti chiamo. Posso? No, mi racconti. Cioè, 4 e un quarto va bene. Poi uno si abitua perché va avanti durante la giornata in base all'orario della sveglia, no? Quindi ti alzi alle 4 e un quarto, in diretta fino alle 10, poi riunione, poi vai a dormire 2 ore. E poi di nuovo riunione e poi riparti. Quindi è un programma che fa bene alle donne perché ci si alza presto. A che ora vai a dormire la sera? Alle 9. 9, nanna. Quindi è il riposino... Riposino pomeridiano c'è. Per recuperare. C'è, buono, quello è l'unica cosa che ti salva. Le gratificazioni che questa esperienza le sta regalando valgono lo sforzo, anche se il cambiamento nella sua vita è stato importante. E che orari avevi? Orari normali, nel senso andavo a dormire a mezzanotte, mi alzavo alle 8, come tutti quanti, però così è diverso, nel senso ti cambia tutto, però... Buono, io sono contenta, non posso lamentare. Non ti pesa quindi? No, va bene così. Potresti andare avanti anche anni e anni? Anni e anni, non proprio tanti anni, però sì. Come vede Elisa il suo futuro professionale da qui a qualche anno? Allora, iniziamo a far bene quello che stiamo facendo, che è la prima cosa. Poi io credo nella mia azienda, quindi speriamo che la Rai proponga qualcosa, ecco, tutto lì. Speriamo. C'è qualche collega in particolare con cui le piacerebbe lavorare? Adesso come adesso non lo so, ho visto Luca Giurato, sarebbe divertentissimo lavorare con lui, però Franco Di Mare mi piace. Alta, magra e con le curve al posto giusto, Elisa è davvero bella, ma come tutte deve fare un po' di attenzione per mantenersi in forma. Come ti mantieni in forma? Alzandomi alle 4 e un quarto. No, palestra, dieta? Anche palestra, dieta. Cerco di mangiare meno lieviti possibili, così non lievito neanche io e quindi siamo a posto. È vero che i lieviti gonfiano un po'? Sì, con gli orari che faccio io sì, sicuramente. Però se uno poi va in palestra, fa attività, no. E qualche trattamento particolare, magari sai, c'è chi fa... Massaggi. Funzionano? Sì. Camminata veloce e poi mantenersi attivi col cervello. L'amore come va? Elisa è single in questo momento. Chi l'ha detto? No, è una domanda. È vero. Per scelta anche forse. Scelta di tutti e due. Se qualcuno volesse candidarsi a fidanzato della Isoardi, sappia che per lei, oltre alle doti fisiche, contano molto quelle intellettive. Un uomo per conquistarti cosa dovrebbe fare? Avere tanto cervello, che quello è importante. Il TG delle celebrities, gli eventi, i gossip, solo a Class TV Moda News, solo su Class TV Moda. Vi aspetto alla prossima puntata.